È esplosa una vera e propria bomba ecclesiastica a Ischia Ponte, dopo il giro di nomine ufficializzato dalla diocesi di Ischia nella persona del vescovo Gennaro Pascarella. Il già vescovo Pietro Lanese aveva creato i presupposti per una vera e propria rivoluzione nel mondo ecclesiastico ischitano. Una rotazione dei parroci che in linea teorica non deve essere necessariamente vista come una punizione, ma sempre in linea teorica come una necessità di far ruotare il pastore delle comunità affinché, dopo 10 anni, non si creino nel bene e nel male dei legami che non permettano il sereno svolgimento delle proprie funzioni, tanto da un punto di vista religioso quanto da un punto di vista sociale. In estrema sintesi, come è ormai noto, dopo la rivoluzione foriana che ha visto Don Cristian Solmonese diventare parroco di San Vito, Don Beato Scotti trasferito a San Sebastiano e Don Emmanuel Monte a Pansa, stavolta è toccato al territorio ischitano. In particolare, come abbiamo visto, la parrocchia di Santa Maria Assunta è stata affidata a padre Mario Lauro. Don Marco Trani è stato nominato parroco effettivo di San Ciro, nonché decano, se ancora è possibile menzionare questo ruolo, della zona di Ischia Porto. Inoltre, Don Agostino Iovene non è più vicario generale della diocesi, ma al suo posto è stato nominato vicario generale Don Gaetano Pugliese. La bomba che però è esplosa di Ischia Ponte riguarda Don Carlo Candido. Che fine farà l'ormai ex parroco di Ischia Ponte? Si stanno chiedendo tutti. In maniera provocatoria è stato diffuso tra i fedeli un manifesto funebre che annuncia la morte della parrocchia di Ischia Ponte. Sono poi tantissimi messaggi di solidarietà, di rammarico e anche di critica nei confronti del vescovo Pascarella, condivisi tra tanti fedeli non solo di Ischia Ponte ma anche di altre località. Don Carlo Candido, al netto del suo carattere che in certe situazioni può piacere o meno, ha oggettivamente rispettato quelli che sono i canoni di un buon sacerdote, disponibile sempre per i fedeli, sia spiritualmente che fisicamente e anche economicamente. Vicino ai più deboli, vicino ai giovani, ha saputo stimolare e creare luoghi di aggregazione e attività sociali di vario genere. Una figura sicuramente ingombrante, e non ci riferiamo ovviamente all'aspetto fisico, ma al fatto che si tratti comunque di una persona che ha lasciato il segno. E stando ai tanti commenti positivi, lo ha lasciato in maniera positiva. Perché allora è arrivata questa decisione? Soltanto per una inevitabile rotazione voluta dalla diocesi? Forse sì, ma allora perché Don Carlo Candido, secondo quanto ci è stato riferito, ha rifiutato tutte le proposte che gli sono state fatte affinché si trasferisse in altre località? Ecco perché, davanti ad una rottura ormai evidente tra Don Carlo e la diocesi, confermata anche dal silenzio di questi giorni, la soluzione più probabile è che Don Carlo lasci l'isola per missioni cristiane di altro genere o in ogni caso per esercitare il ruolo di parroco altrove. La domanda che sorge spontanea, però, è se Ischia possa permettersi di perdere un parroco attivo e vicino alla comunità come Don Carlo in un periodo in cui anche la Chiesa sta vivendo un periodo di forte crisi, e in un periodo in cui in tante parrocchie a stento ci sono i sacerdoti con i propri fedelissimi. Ischia Ponte non ha digerito in alcun modo questa decisione, tra l'altro incredibilmente annunciata e spifferata dagli stessi frati già in estate, frati che si trovano oggi a gestire una parrocchia importante e che sicuramente permette di avere un'economia diversa da quella a cui sono abituati. Ci saranno altri cambiamenti nelle parrocchie ischitane, toccherà quasi sicuramente al decanato di Barano nei prossimi mesi subire cambiamenti radicali. L'impressione però è che dopo Forio e poi Ischia la diocesi sia sempre più divisa e quindi vulnerabile nei confronti di chi intende definitivamente eliminarla.